that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. That boom boom boom. That boom boom boom. Boom boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit. Next level visual shit. I got that boom boom boom. How to beat bang. Ed eccomi qua pronto a scoprire quello che magari le persone hanno in serbo per cambiare Torre Annunziata. Beh, il loro desiderio più grande qual è? Cosa cambiereste di Torre Annunziata? Occhio alle immagini. Che cosa le piacerebbe cambiare della città di Torre Annunziata? Tutto quello che c'è. A partire da che cosa? La prima cosa, noi eravamo il paese più industrializzato dell'Italia, vero Paolo? Quasi tutto. Poi politicamente ci hanno abbandonato tutti. Un po' per il mercato comune europeo, che dice tu devi fare, non so, devi produrre tanta acciaio, tanta ferro, tanto quell'altro, è inutile. Il desiderio che le viene in mente? L'unica risorsa che noi potessimo avere, un grande imprenditore che potrebbe fare solo la pasta. Non funziona niente. Facendo un grande pastificio come, non so, Barilla, come Buitoro, come questo, allora per esempio assorbesse 300-400 persone. 300-400 persone sono soldi, alla fine dell'anno sono miliardi che entrerebbero nella cassa dello Stato. Parecchie cose. A partire da che cosa? La viabilità, il fatto che non ci sia niente per i giovani, non ci sono luoghi di aggregazione, tantissime cose. Mentre un vostro desiderio per questa città? Che rinasca, perché lo merita. Non zorato. La città di Torre Annunziata, ma io credo bisognerebbe cambiare parecchie cose. Soprattutto, diciamo, il modo di amministrare. La sicurezza, le strade e anche la pulizia, perché la Torre Annunziata è una bellissima città. Quindi non dimentichiamo, se ne parla sempre male, e quel poco, diciamo, di buono, quel molto di buono che c'è non viene esaltato neanche dai cittadini spesso, ma più che dai cittadini, dalla stampa locale, che non sempre mette in evidenza queste cose. Non funziona niente. Un desiderio per Natale, un desiderio per Torre Annunziata, il suo qual è? E forse che la Madonna faccia un bel miracolo, che faccia ritornare questa città ai suoi splendori. Abbiamo perso anche una bellissima squadra e ormai non c'è più questa squadra e a noi dispiace, perché era la storia di Torre Annunziata. Io lo dico e mi commuovo. Il mare un pochino lascia desiderare in questi ultimi periodi, insomma, ecco, periodo. Mentre un vostro desiderio? E la delinquenza, logicamente. E che cosa? Un vostro desiderio? E come pure le fabbriche, non ci sta niente più come lavoro, ecco. Questo dovrebbe ritornare un poco, ma purtroppo. Tra un break e l'altro noi chiediamo anche a chi lavora che cosa gli piacerebbe cambiare di questa città, Torre Annunziata. Che cosa cambieresti? Del paese in sé per sé, forse nulla. Dei cittadini qualcosina. Non zorato. Ma visto che siamo in tema natalizio, che cosa ti piacerebbe cambiare? Come si dice, il presepe è bello ma i pastorelli dentro non servono. Sono un po' vecchiocci. Bisogna rinnovarsi. Certo, e solo noi giovani lo possiamo fare. Innanzitutto, sai che mi piacerebbe cambiare? Quasi tutto. Tutto quello che c'è. Cosa? Tutto. Tutto. Tutte cose. Quasi tutto. Tutto. Non funziona niente. Gli assessori e i consiglieri comunali. Come mai? E come mai? Perché in questa città non si fa mai niente di buono. Un tuo desiderio invece? Il mio desiderio? Che tutti i giovani
avrebbero la possibilità di avere un posto di lavoro. Tutto. Ma questo tutto sta per che cosa? Tutto per tutto quello che c'è di negativo attorno, ed è la maggior parte delle cose. Mentre un vostro desiderio? Portare Torre Annunziata come era 50-60 anni fa. Quello sì, era Torre Annunziata, la Torre Annunziata dei Torresi. Adesso è solamente Torre Annunziata di qualcun altro. Che cosa le piacerebbe cambiare della città di Torre Annunziata? A partire... Io sono un poco più profonda, a partire dall'amministrazione. Perché secondo me bisogna... è dal togliere un pochino il marcio. Sono tutti ladri. Ma un desiderio che le riempirebbe il cuore invece? Io purtroppo non l'ho conosciuta, non perché voglio fare la piccolina, perché non l'ho conosciuta, ma comunque chi l'ha vissuta dice che la torre di 60 anni fa, 50 anni fa, quando c'era Lido Notte Club, venivano, ci invidiavano tutti, venivano a fare le vacanze qua, ci invidiavano tutti. E perché se si ritorna un pochettino indietro si va bene. A sente che sono cambiati i tempi, mi sta bene anche così. Un desiderio per migliorare Torre Annunziata? Il lavoro. E basta. Che tipo di lavoro? Tutti i lavori che esistono li possiamo fare noi, perché siamo all'altezza di poterli fare, sia con la mente sia con le braccia. Tutto, stiamo a sentire tutto. Ma questo tutto per che cosa sta? Stiamo a sentire una persona sbagliata, hai capito? No? Perché mai? Sbagliata? È sbagliata, sì, perché ci stanno tante cose da dire e mi dispiace. Iniziamo a dire qualcosa? Non mi costringere. Sono tutti ladri. Mi costringo? Ma tu sei un tipo. Ma non mi costringe per niente, capito? Io ci faccio tutto andando in politica. Un desiderio per Torre Annunziata? Un desiderio che si aggiusterà questa Torre Annunziata. E lo spero. Ma che cosa le piacerebbe cambiare di Torre Annunziata? Tutte cose. Tutto. 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 Ma questo tutto cosa che cos'è? Tutte cose, dimmela mai su di questo, tutte cose che cos'è? La tranquillità, dice, non stiamo, perché che altro? Perché il Torre non già si mette sempre i carabinieri qua e non vanno a partire voci? Cioè, Torre Annunziata dipende, solo il corso Umberto I, poi da questo Vittorio Emanuele fino in fondo non c'è proprio niente, è in assoluto abbandono Torre Annunziata. Un desiderio per cambiare e migliorare Torre Annunziata, il vostro? Veramente, al comune, sempre il sindaco, cambiare l'autorità comunale, tutte quelle cose più belle. L'autorità comunale, che per testare la mia posizione, gli abbia, poi i giovani dovrebbero andare a lavorare, c'è tutto, che non c'è disoccupazione, c'è tutto. Mentre un vostro desiderio? Per migliorare ovviamente la città di Torre Annunziata? Tutto pulito e essere fraternanza di tutti quanti noi, perché è molto importante. Cosa cambieresti a Torre Annunziata? Allora, per quanto riguarda, io cambierei a Torre Annunziata per quanto riguarda noi giovani, cioè mi piacerebbe che ci fosse un po' più di, perché noi giovani ci spostiamo, quindi qualche locale in più. Un po' di movida. Un po' di movida, infatti. E anche qualche, io parlo per me, per la nostra, per la mia età, poi per il resto, no, a me piace questa città. Un tuo desiderio per migliorarla? Il mio desiderio è quello di lavorare qui, di un futuro, di non spostarmi e quindi rimanere qui a Torre Annunziata. Tante e tante cose. A partire da che cosa? Da che cosa? Per esempio di cambiare, fare il lavoro ai ragazzi. E qualcosa in più per i commercianti, perché io ho una tabaccheria e non si vende più. Va bene? Quindi le persone non fumano? Poco. Fumano poco? Poco. Il fumo fa male? E il fumo fa male, sì, però altre cose pure non si vende, non si vende niente. Mentre un vostro desiderio? Di cambiare proprio tutta la città. A partire da che cosa? A partire da che causa?
No, in questo momento, per esempio, tu per togliere tutte queste macchine da qui a mezzo, per fare la città più bella, questo è tutto. Non va niente a Torre Annunziata, niente, assolutamente niente. Una questo tutto abbandonata a se stessa. Ecco, ma ordine, non c'è disciplina, non c'è niente. Può dare lei anche uno sguardo, le macchine non sono, il marciapiede non sono più dei pedoni, ma sono delle automobili. I vigili, lei vede un vigile, uno, sono assente, non c'è niente. Mentre un vostro desiderio per migliorare Torre Annunziata? Beh, non per me, ma per i giovani. Bisogna cambiare qualcosa, ma non si cambia niente. Parliamo, parliamo, ma non si cambia niente. Che cosa vi piacerebbe cambiare della città di Torre Annunziata? Quasi tutto. Quasi tutto. Tutto quello che c'è. Cosa? Tutto. Tutto. Tutte cose. Tutto, non funziona niente. E questo quasi tutto per che cosa sta? No, vabbè, non c'è lavoro, non c'è niente, quindi se sarebbe questo sarebbe meglio. Un tuo desiderio per migliorarla? Non ho proprio idea. Tutto. Quasi tutto. Ma questo quasi tutto, da dove inizia? Perché c'è, diciamo, come si dice, la vita è un po' difficile a questo paese, a questa città. Allora se avete paura di uscire, avete paura di fare tutto qua. Mentre un desiderio per migliorarla qual è? A me piace molto Torre Annunziata, io sono di Napoli, però sono venuta a Torre perché piaceva moltissimo il mare, diciamo tutta la città, però adesso è cambiato. E spero che... Ci sto perché mi piace, però dobbiamo stare attenti. Che cosa le piacerebbe cambiare della città di Torre Annunziata? Sta cambiando tutto, perché non si lavora e non niente. E se la miseria, cioè, la miseria che sta adesso e non c'è niente. Un vostro desiderio invece? Volesse magari un po' di lavoro, qualcosa, sono sempre disoccupato, tutta la vita. È già stato sempre disoccupato. E poi sto vendendo un po' di centine, giocate e non mi vanno a far venire. Che cosa ti piacerebbe cambiare della città di Torre Annunziata? Cosa piacerebbe cambiare? Per esempio, la testa dei turisti, innanzitutto. E poi, non lo so, penso che così va bene come va. Sono i turisti. E mentre un tuo desiderio per migliorare questa città, qual è? Che c'è più occupazione, è che lo Stato che non gli lascia solo, che tu mangi lo Stato perché è assente, se no che poi qualche esercito, ma non di più. Cioè, lo Stato è assente? Per me è assente, cioè se le istituzioni tutto è assente, per me. Niente, vorrei che la mia Torre Annunziata tornasse quella di 20-25 anni fa, dove c'era...